di solito un punto non è sempre un buon risultato. Oggi a nostro avviso al Grotta Polifemo sì. Guarda, noi sapevamo di affrontare una squadra, una delle squadre più importanti del campionato. E devo essere sincero, abbiamo cercato di farla la partita. Negli ultimi 5-6 minuti finali, comunque, è sempre fuori caso, un punto a Milazzo, un punto di oro. Un punto d'oro perché comunque abbiamo avuto 3-4 palle gol che se andavano a segno, voglio dire, difendevamo un risultato diverso. Perché il Siracusa un po' contratto nel primo tempo? Nel secondo tempo abbiamo visto una squadra diversa. Guarda, il risultato, il fatto che nel primo tempo era contratta è dovuto dal fatto che viene a giocare una partita a viso aperto. Viso aperto significa che ci sono 3 risultati utili per tutte e due le squadre. Quindi il secondo tempo abbiamo usato un po' di più, ma anche perché abbiamo messo delle forze fresche in più. E vi ricordo che noi veniamo da una battaglia che è quella di Vittoria, che secondo me è fondamentale. Due squadre potranno recitare un ruolo importante in questo campionato, l'hanno confermato oggi, alla luce anche dei risultati con la clamorosa sconfitta, direi, dell'Ige Virtus a Trecastagni col Giarre. Ma guardi, i risultati onestamente non vado un attimino a guardarli, guardo più che altro la prestazione della mia squadra. Io dico che hanno fatto una prova importante, una prova di carattere, dove venire qua non so quante squadre verranno qua a prendere il punto. Quindi un punto, confermiamolo, guadagnato in vista del match di domenica prossima proprio col Giarre. Un punto guadagnato perché siamo venuti qua per giocarci la partita, che poi è venuto fuori l'X e va bene per tutte e due le squadre. Ma se ben vi ricordate abbiamo avuto 2 palle nitide il secondo tempo che se vanno dentro non lo so come finisce la partita. In ottica promozione qual è l'avversario che teme di più? No, noi ottica promozione, a noi non è stato chiesto di vincere nessun tipo di campionato, a noi è stato chiesto solamente di fare un ottimo campionato. Poi abbiamo degli uomini che possiamo recitare un campionato importante, ma di vincere il campionato a me personalmente non me l'ha chiesto nessuno. Qual è l'avversario che a suo avviso è più insidioso? Insomma, questo Milazzo ha fatto buone cose, magari le chiedo un giudizio anche su questo Scordia, capolista un po' in attesa forse rispetto alle previsioni della vigilia. Guardi, in attesa forse per voi, lo Scordia vi faccio i conti chi sono e chi non sono. Loro c'hanno Bertolo, viene da 4 campionati di Serie D, noi partiamo da Osman, campionato ha fatto 3 volte il capocannoniere, dall'eccellenza alla promozione, poi c'hanno Diop, se non vado errato. C'hanno uno dei migliori centrocampisti che c'è in giro. Cioè, ragazzi, andiamoci calmi con i paragoni. Lo Scordia è una squadra a vincere il campionato. Siamo 4-5 squadre che lotteremo per il titolo.